Buongiorno e benvenuti a questa puntata di World Tech Update da parte di Nick Barber. Spero abbiate apprezzato i servizi dal CES della scorsa settimana perché abbiamo ancora qualcosa da mostrarvi. Cominciamo però dalle novità di Facebook. Mark Zuckerberg ha presentato Graph Search, che è una modalità per rendere il sito più utile, incoraggiando le persone a condividere più contenuti ed aumentare i collegamenti tra gli utenti. Today we're really just starting off with a few basic types of things that you can search for. People, photos, places, pages for businesses, and that's just the start. Graph Search consente di digitare una qualsiasi richiesta in linguaggio naturale nel campo che si trova in alto in ogni pagina. The types of questions that we can solve are kind of the slightly nuanced and social questions that you wouldn't typically think to ask of a search engine, that you wouldn't typically think that the internet could solve for. There's a lot to be said for taste, like what movie should I go and see? What bands might I like based on the friends that I have? Zuckerberg sostiene che mancano ancora molti anni prima che l'azienda completi il prodotto. Nel frattempo, una versione beta è stata rilasciata a centinaia di migliaia di utenti. Grazie a un accordo, la società sfrutta anche il motore di ricerca sociale Bing di Microsoft per sopperire ai punti deboli di Graph Search, come il meteo o le novità musicali. Il 30 gennaio seguiremo da New York il lancio di BlackBerry 10, quello che alcuni considerano l'ultima speranza della società per il mercato degli smartphone. Prima di essere rimpiazzati da Android e iPhone, i BlackBerry del gigante RIM erano ovunque. La società però non si è arresa. Sembra che al momento del lancio saranno disponibili già 15.000 app per la piattaforma BlackBerry 10. RIM ha organizzato un evento nel quale app di altre piattaforme sono state modificate per funzionare con BlackBerry 10. L'azienda ha offerto $100 per ogni app trasformata e in meno di 40 ore è riuscita a mettere insieme oltre 15.000 app che saranno disponibili al debutto. La Federal Aviation Administration ha bloccato a terra tutti i Boeing 787 Dreamliner negli Stati Uniti. Avevamo mostrato questi aerei in Giappone nel 2011 e poi qui a Boston nel marzo scorso. Da allora si sono verificati numerosi problemi tecnici. Le autorità giapponesi avevano già messo a terra la flotta di 787 per consentire controlli di sicurezza. ANA e Japan Airlines sono tra gli utilizzatori di 787, mentre negli Stati Uniti ne volano 6 con United Airlines. La FAA ha bloccato tutti i velivoli registrati negli USA dopo un problema alle batterie verificatosi a terra a Boston lo scorso 7 gennaio. In quell'occasione una batteria agli ioni di litio aveva preso fuoco, mentre sull'aereo non erano presenti né equipaggio né passeggeri. Gli aerei non potranno tornare a volare fino a quando non verrà dimostrata la loro sicurezza. L'MIT sta conducendo un'inchiesta sui problemi legali che avrebbero portato al suicidio di Aaron Swartz. Il pioniere della rete, nonché genio della programmazione, era stato messo sotto accusa dalla Corte distrettuale del Massachusetts per diversi reati, tra cui accesso non autorizzato a sistemi informatici e raccolta illegale di dati. Si presume che Swartz volesse condividere documenti e articoli su siti di file sharing. In caso di condanna, Swartz avrebbe rischiato 35 anni di carcere e $1 milione di multa. Alcuni giorni fa il sito dell'MIT è stato colpito dal gruppo hacker Anonymous, che prima lo ha messo fuori uso per qualche ora e poi lo ha riempito di propri messaggi. A Detroit si è tenuto il North American International Auto Show, dove sono finiti sotto i riflettori diversi veicoli elettrici e ibridi. Cadillac ha presentato un ibrido di fascia alta battezzato ELR, basato sulla Concept Car Converge, che aveva debuttato al Salone del 2009. L'obiettivo dell'ELR è ovviamente quello di abbattere le emissioni nocive. The basics of extended range electric vehicle is that really as long as you're driving, let's say on a daily basis for no more than 35 miles, which is a typical commute for most people, then you can plug that vehicle in overnight and you have a zero emissions vehicle all the time. L'LR è mosso da un motore elettrico e da un generatore a benzina da 1,4 litri e 154 kW che ne estende l'autonomia. L'auto dispone di un pacco batterie da 16,4 kWh posizionato al centro del pianale. Usando una presa da 240 volt, la vettura può essere ricaricata in 4 ore e mezza. La produzione verrà avviata entro l'anno, con le vendite che partiranno a inizio 2014, prima negli Stati Uniti e poi in Cina e in Europa. Il prezzo non è ancora stato reso noto. Rimanendo in tema di auto, ecco qualcosa che non vi abbiamo fatto vedere dal CES. Come se già non fosse costosa abbastanza, questa Bentley Continental è stata equipaggiata con un sistema di infotainment realizzato da QNX Software Systems. L'azienda ha dotato la plancia della vettura di uno schermo touch di LP da 17 pollici e al CES ha mostrato la realizzazione di una chiamata video HD.
Sure, you can imagine a video conference from a conference room or from another car, and I could, if I'm a person over here, you can hear me on the driver's side, and maybe I'm over here and you can hear me from the passenger side. Bentley ha voluto mantenere, nonostante lo schermo, il suo caratteristico orologio Breitling, che QNX ha trasformato in un'interfaccia di gestione per tenere sotto controllo l'intero sistema, compresa la regolazione del volume. Il cruscotto è completamente riconfigurabile e comprende un display 3D per la telecamera posteriore. Alcuni dei sistemi dell'auto possono essere controllati e gestiti utilizzando un'app per smartphone. Per esempio, è possibile aprire e chiudere i finestrini o controllare la pressione delle gomme. QNX, controllata da RIM, ha contribuito a mettere a punto il nuovo sistema operativo BlackBerry, che debutterà a fine mese. Questa Bentley è solo un prototipo e non ci sono piani per la sua commercializzazione. E questo è tutto per questa settimana, grazie per averci seguiti su World Tech Update. Per scoprire di cosa parleremo nei prossimi appuntamenti, seguiteci su Facebook e Twitter. Salutandovi, vi lasciamo con alcune immagini dal Salone dell'Auto di Detroit. Da Nick Barber e da tutti noi dell'IDG News Service, un ringraziamento per aver seguito il nostro programma. Ci vediamo la prossima settimana.